Salve a tutti dal vostro signor Rossi, ci si avvicina a grandi passi verso Ferragosto, momenti dell'ozio, del divertimento, il mare, la montagna, ovviamente per chi può, non sono tanti gli italiani, uno su due è rimasto a casa e forse anche qualcuno di più, però così d'altra parte vuole il mondo perché la situazione è quella che è, la conosciamo tutti, ma l'estate è bella anche perché si parla, si comincia, ci si diverte, ci si distrae e si pensa, si ricomincia a pensare al calcio. Sareste mai immaginato voi l'Inter, la migliore squadra dell'estate, no? Impensabile solo alla fine del campionato, non si sarebbe aspettato la Roma, la Juve, invece le grandi, le grandissime stanno un po' zoppicando. Allora forse il nuovo campionato che si aprirà tra un mesetto potrebbe essere un po' più interessante di quello dell'anno scorso, speriamo, ci divertiremo, vediamo un po', però nel frattempo bisogna pensare alle cose concrete. Settembre, oltre al campionato, ci porterà probabilmente qualche problema economico, sapete, si aspetta tutti settembre per capire come sarà l'economia dei prossimi anni, come se ci sarà bisogno di una manovra esatta. Il governo ha detto di no, speriamo che abbia ragione. Il problema però è che moltissimi economisti dicono che invece ci sarà bisogno di una manovra pesantissima, si va dai 20 ai 40 miliardi di euro, una cifra senza senso, pazzesca, mai vista. Speriamo appunto che il governo abbia ragione e si riesca a fare con meno tasse possibili, anzi senza tasse, perché francamente già non ne possiamo più, anche perché il governo sta pensando per esempio all'IMU e alla TARI. Sapete che potrebbe farle, potrebbe mettere insieme, così di una tassa ne fa, di due tasse ne fa una, però si paga sempre, quindi si paga lo stesso, quindi non cambierà niente alla fine. Mentre invece, se volete passare un'estate un po' più tranquilla, siete al mare, magari però il tempo è quello che è, non avete soldi per andare in vacanza, potete starvene a casa e guardare la TV. Sul sito soldiweb.com trovate tutte le migliori offerte delle pay TV per l'estate. Come sapete poi le TV generaliste un po' annoiano, ripropongono sempre gli stessi programmi, mentre le TV a pagamento offrono qualcosa di più. Per finire un pensierino gastronomico, appunto la sera magari tornate dalla spiaggia a casa, vi viene voglia di uno spaghetto al pomodoro, mi raccomando non lo fate con il ketchup. Ciao a tutti, buon Ferragosto.